E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Pablo Giallo Rosso, altro acquisto della Roma. La Roma ha appena, diciamo, acquistato Marcano, il quale è un difensore centrale che viene praticamente da un'esperienza al Porto. E ragazzi, lo prendiamo a parametro zero, quindi diciamo è buono. Allora, prima di tutto descriviamo il calciatore nelle sue caratteristiche tecniche, ma poi diamo un commento all'acquisto in generale. Allora, le caratteristiche tecniche di questo giocatore è molto facile da comprendere, perché basta che io vi dica che ha uno stile di gioco, cioè è molto simile a Federico Fazio. Questo già vi fa intuire che tipo di giocatore è. Marcano è un giocatore molto abile di testa nel gioco aereo, che è anche prolifico in zona gol. Quest'anno ha fatto 6 gol complessivamente, quindi insomma è un buono score per un difensore centrale. È un difensore che ha esperienza perché non è giovane, ha tipo una trentina d'anni e quindi ha anche esperienza, ha giocato in Champions, in Europa League e quindi è un giocatore che ti può portare questo fattore in più. Quindi abbiamo detto che è alto, è abile nel gioco aereo e forse è un po' lento, magari non come Fazio, però non è nemmeno un manolasse, è un difensore, diciamo, sta nella mediocrità, la sua velocità. È un difensore che per me può essere molto buono alla causa, perché verrebbe a completare un reparto di difesa che da gennaio è rimasto incompleto, perché da gennaio noi abbiamo quattro difensori centrali, cui il quarto era della primavera, cioè non è proprio della primavera, però diciamo di sì, Capradossi, un giovane, che ha poi esordito con la Spal, se non è, no, non era con la Spal, ho sbagliato, era con il Cagliari che ha esordito, scusate, errore mio, ha esordito con il Cagliari. Poi se non è nemmeno con il Cagliari, ragazzi, chi se ne frega, perché il concetto è questo. E niente, ragazzi, quindi dopo la partenza di Héctor Moreno, che si è ritrovato come acquisto inutile, la Roma non ha più comprato un quinto difensore centrale. Io credo che il top sarebbe avere 5 difensori centrali, 2 titolarissimi, un terzo forte, un quarto che sia una riserva, una buona riserva, e il quinto che è un giovane di prospettiva. In questo momento questo settore, in caso non dovessimo fare cessioni, perché se facciamo cessioni tipo Manolas e Fazio gli vado a menà, in questo momento secondo me abbiamo un buon reparto di difensori centrali, perché abbiamo Manolas e Fazio che sono i titolarissimi, più un terzo che è proprio Marcano preso a zero, molto molto buono perché non lo paghiamo manco per cavoli, e quindi abbiamo preso un giocatore che ha la sua esperienza, che ha delle buone qualità, è il nostro terzo difensore. E quindi è anche buono, insomma, può giocare sia in una difesa 4 che in una difesa 3, quindi è una buona riserva, un buon giocatore. E sicuramente è meglio di Héctor Moreno che abbiamo preso praticamente l'anno scorso. E il quarto sarà Juan Jesus, che per me Juan Jesus non ha fatto una brutta stagione, è stato in difficoltà un paio di partite con il Liverpool, anzi anche l'escluderei perché ci è ritrovato contro Salah, poraccio che non gli ha fatto del pallone a Liverpool, però per me Juan Jesus come panchinaro ci sta, è un buon giocatore, non è un fenomeno, ma non è nemmeno scarsissimo alla fine, è un buon panchinaro che può essere benissimo chiamato in causa, perché ricordiamo che la partita contro il Barcellona Juan Jesus era titolare nella difesa 3 e ha giocato bene. E niente ragazzi, poi il quinto è il nostro Capradossi che deve crescere e fare la sua esperienza. Quindi credo che l'acquisto di Marcano sia un buon acquisto, poi lo vedremo sul campo. Non diamo subito pregiudizi o giudizi, questo è scarso, questo è forte, perché ricordiamo che Fazio, quando è arrivato 2 anni fa, sembrava come che scandalo che era, oh, non giocava da una vita, infortunato, già erano pronti i meme con Fazio schifo. Invece si è ritrovato alla fine titolare per l'Università di Veda, perché Fazio è veramente forte, con Manolas che altrettanto. Quindi credo che questo video penso possa finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto, adios!